Europa, non solo regole ma anche opportunità, se ne è parlato con Luca Jayé, presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo, venerdì 17 ottobre, nel secondo incontro della Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico. Spesso, e lo dico con amarezza, ha sottolineato Jayé, l'Europa diventa il capro espiatorio di tutto ciò che non funziona. Vorrei invece mettere in evidenza che ciò che abbiamo costruito in Europa è frutto di un percorso importante che ha portato a risultati che non vanno dimenticati. Mi riferisco ad esempio alle due grandi politiche, quali la CECA e la PAC, e anche alle ultime tre grandi, quella commerciale, quella dell'allargamento ad est e quella monetaria. Jayé si è soffermato poi sulla crisi finanziaria che stiamo vivendo, una crisi che ha messo a nudo alcuni punti di rottura. L'Europa ormai è un colosso che invecchia e perde terreno, la crisi ha giocato un effetto, se vogliamo, detonatore. L'Europa, con i tassi di disoccupazione più alti rispetto a tutti i paesi industrializzati e con un quarto di popolazione che vive in uno stato di povertà e di esclusione sociale, è il grande malato del mondo. Oggi l'Europa vive un momento di stagnazione, di perdita di coesione e di fiducia, tratto fondamentale in grado di far girare l'economia. Il presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo ha in conclusione elencato alcune delle sfide epocali accelerate dalla crisi a cui è chiamata l'Europa. Innanzitutto la grande sfida demografica che incide sui sistemi di welfare e di tassazione, la sfida di governo della finanza con la questione del controllo del debito pubblico da affrontare in maniera seria e attenta, la sfida del clima e delle energie rinnovabili. Lo scenario che si sta aprendo, ha concluso Jayé, necessita di altri strumenti per essere governato rispetto a quelli della vecchia Europa. Questo continente ha bisogno di un nuovo inizio.